Ciao G-Stipster, la settimana scorsa abbiamo visto come installare gli Advanced Custom Field e vedere come un po' si usano, però non abbiamo stampato qua sotto nell'articolo le informazioni che abbiamo inserito nel Custom Field. Allora iniziamo subito e vediamo come si fa. Quindi la prima cosa è che qui io devo far apparire i Custom Field. Ho creato questi due Custom Field. Questo modifica informazioni attività e ho inserito le informazioni come l'altra volta. Gli ho detto qua una particolare caratteristica che se la tassonomia è luogo fammi apparire questi campi qua. Io infatti qua adesso non li vedo, ma se seleziono la categoria luogo mi appaiono questi campi. Mi appaiono sia le informazioni dell'attività sia le opzioni in luogo che è l'altro campo che ho creato, opzioni logo modifica, e anche qui ho fatto se la tassonomia del post è uguale al luogo. Quindi queste informazioni qua, adesso andiamo a prendere le informazioni di questa attività, il numero di telefono, il quartiere, se è importante l'informazione del quartiere, quindi questo è Corla. E poi qua sotto possiamo avere anche l'altro custom field che è mappa, quindi modifica, è una tipologia mappa di Google. Possiamo scrivere qua anche coworking login e lui mi suggerisce la via. E qua io se zoomo posso eventualmente cambiare anche la posizione. Continuiamo a scrivere coworking. Ah, beh, sì, via privata. Ok, lo mettiamo qua. Adesso possiamo fare aggiorna. Fatto aggiorna, vediamo l'articolo, però le informazioni qua sotto non ci risultano. Allora, per inserire queste informazioni nel campo, questi custom field, andiamo su documentazione. Per prendere i get field dobbiamo scrivere una specie di questo codice qua, o meglio questo. Questo è per riprendere il valore, per registrare il valore in una variabile col getField e qua è il nome del campo. Il nome del campo è questo, telefono, orario, underscore, aperture, quindi non questo. Andiamo qui. Dove si mette per il content, si va nel nostro sito di WordPress, poi si va in VP Content, in Theme, sto usando adesso il 17, Template Part, Post, e questo è il content. Lo apriamo, visualizza e modifica. Dovremmo andare a scrivere un codice, queste sono le informazioni, questi sono i campi che vado a prendere, e questo è il codice PHP, lo decommento, qua sono sempre dentro al comment, sono sotto a div entry content perché qui lui mi dice ispezione elemento, se io voglio metterlo qua sotto è esattamente il div entry content e quindi io qua sotto alla fine del div entry content ci metto il mio nuovo codice. Ho preso la variabile telefono, questa, ho preso la variabile orari di apertura, questo, quindi il campo, i giorni di apertura e il quartiere. E poi dall'altra parte ho preso anche map. Map è un oggetto particolare, si tratta di un array, lo vediamo magari con calma la prossima volta, però si possono tirare fuori le informazioni in questo qua, in questo modo qua. E poi eco con eco li stampo, quindi faccio aggiorna, aggiorno il FileZilla e qui mi vengono fuori le informazioni che ho inserito nel custom field, un po' brutte perché sono state tutte allineate senza particolari accorgimenti di con l'HTML. Se magari siete comodi a utilizzare l'HTML normale, interrompete e poi riaprite
il codice PHP, quindi metto UL, poi ci metto un bel lì per fare la lista e anche qui la lista. Poi ci metto questo codice eco e cancello tutta questa parte qua. Chiudo l'UL, già me lo suggerisce, però mi dimentico di guardare. Faccio salva, aggiorno FileZilla. Questo è l'elenco delle informazioni, magari l'address mi serve sopra. E lat e long posso metterli tipo lat e long, magari con una forma grafica più bella, diciamo. E l'indirizzo, che ovviamente si capisce, faccio aggiorno. E questo, ho preparato il mio, diciamo, ho stampato le mie variabili a schermo. Ovviamente se io provo a cambiare il telefono, ci metto nove. Quando faccio aggiorno, qua nell'articolo mi viene fuori il nuovo campo 999. Bene, abbiamo visto come stampare i custom field. La prossima volta magari ci divertiamo sulla mappa. Ciao, alla prossima!